L'area debole è una ferita aperta per la città di Arezzo, un luogo simbolo dell'economia aretina completamente abbandonato, fatiscente e pericolante, rifugio e dormitorio di tanti disperati. Abbiamo intervistato i rappresentanti aretini dei principali partiti politici, ai quali abbiamo lasciato microfono aperto per commentare questo desolante scenario. Sì, l'area debole, come potete vedere alle nostre spalle, è in condizioni di altissimo degrado, ma secondo me è anche necessario ripercorrere un po' perché siamo arrivati a questo punto. Nel 2015, come ultimo atto dell'amministrazione Fanfani, il Consiglio Comunale approva una variante per quest'area che prevede la riqualificazione di questo luogo, andando ad insediare delle destinazioni commerciali e anche una quota di fabbricati destinati all'edilizia residenziale pubblica. Viene approvata nel 2015, cambia sindaco e il sindaco Ghinelli, dopo aver criticato pesantemente nel Consiglio Comunale, dai banchi dell'opposizione, questo progetto, prende questo progetto per buono e porta in Consiglio Comunale dopo 3 anni solo la modifica alla viabilità. Quindi diciamo innanzitutto che sono 3 anni persi, perché magari quel progetto che nel 2015 si poteva concretizzare, poi nel 2018 per vari motivi non si è più concretizzato. Cosa fare oggi? Innanzitutto il sindaco deve emettere un'ordinanza. Un'ordinanza per minimo per il ripristino della recinzione, minimo per il fatto che nessuno possa accedere a quest'area, ma sarebbe anche auspicabile che arrivasse a un'ordinanza per la demolizione di questi fabbricati, perché questi fabbricati vengono utilizzati ora e a maggior ragione nel periodo invernale da cittadini senza fissa dimora, senza tetto. E il fatto di poter utilizzare queste persone che comunque vivono un disagio, utilizzare questi fabbricati che sono in stato precario, potrebbe essere anche pericoloso per la loro incolumità. Penso che sia necessario ripensare la destinazione di quest'area e superare anche la destinazione privata, pensare a un intervento pubblico, ricercando i finanziamenti ad hoc e per ridare decoro e dignità all'ingresso della città. Sindaco Ghinelli, 8 anni che guida questa città e in 8 anni non è riuscito a fare nulla in quell'area, o meglio, a non far fare nulla ai proprietari di quell'area, quantomeno intimi alla proprietà di mantenere quell'area in maniera adeguata. L'area è oltremodo degradata, l'erba è sopra l'immobile stesso, spesso vi trovano punto rifugio disperati data la situazione in cui si trova l'immobile. Bene, per ragioni di sicurezza, per ragioni di salute pubblica, intimi al proprietario di fare qualcosina. Quell'area non può rimanere in quelle condizioni. È il primo, tra l'altro, a parte noi cittadini, ma il primo immobile, è la prima cosa che si incontra per chi viene in auto ad Arezzo dall'autostrada. E il benvenuto in città lo dà quell'immobile, quella situazione. Per favore. È una vicenda come tante di quelle vicende che si sono sviluppate nel corso del fine XX secolo e inizio del XXI. Comunque è una vicenda che alla fine oggi dimostra che quella scelta infausta che fu portata avanti spaccando la città in due gruppi, tipo due fazioni di calcio, chi era a favore di una cordata aretina che si era portata avanti questo tipo di iniziativa contro invece una cordata che veniva da imprenditori dell'area toscana come la grosso imprenditore Carrara che era licenziatario della Kleenex e un certo signor Beciani che era il presidente di Confindustria di Pistoia. Beh, il risultato qual è stato? Ad oggi vediamo una situazione che è veramente squallida. Abbiamo una zona indecorosa che è una cartolina della città. La colpa di chi è? Le colpe sono tante e di nessuno. Il risultato comunque è questo. Quindi a questo punto bisognerebbe ricordarsi il perché molta gente a quei tempi, riprendendo giornali sia cartacei ma anche televisivi, interviste, ricordarci che chi era contro e chi appoggiava questa cordata erano sicuramente una parte dei commercianti aretini, una parte della politica, una parte del mondo industriale. Ma oggi il risultato è che Arezzo, nel centro storico, il commercio è completamente morto. Esiste food, che sicuramente è di livello perché è il turismo, ma è un food con una serie di problematiche che vengono affrontate quando arrivano i turisti della domenica. Non ci sono bagni a sufficienza, ci sono delle criticità, la maggior parte delle cose che non vende food è quasi sempre chiusa.
Quindi tutto questo che fa capire che chi aveva pensato di favorire una cordata per realizzare, di non realizzare l'outlet e di realizzare solo un centro commerciale o di servizio o di direzionale, ha dimostrato che non era possibile. Oggi questo qui, sono passati ormai 20 anni, questa iniziativa non ha futuro perché un commerciale anche food non ci sono ad Arezzo le dimensioni adeguate per fare un altro food, visto che abbiamo Ipercoop, Esselunga, PAM, cioè non ha proprio le condizioni economiche. E quindi questa iniziativa continua a rimanere in questo stato di degrado, indecorosa come presentazione della città. Forse l'unico vantaggio è il comune ce l'ha, perché fino ad oggi questi signori continuano a pagare l'IMU, ma io non credo che questa sia una soluzione. Alla fine qualsiasi amministrazione comunale che verrà lì dovrà prendere una decisione, perché c'è un passaggio che nessuno mai scrive, i giornalisti non lo descrivono nelle televisioni. C'è un articolo del regolamento edilizio, l'articolo 29, che prevede che nel momento in cui uno è concessionario deve mantenere rispetto all'area concessionata un livello di decoro. Se qualcuno di voi mi sa dire che oggi la Lebole ha un livello di decoro, forse io non solo ho l'occhiale, ma ho un problema di perdita di vista. Allora, intanto vorrei fare un'osservazione preliminare. A quanto mi risulta, l'area Lebole è stata oggetto di un piano attuativo, cioè di uno strumento di regolamentazione urbanistica nell'anno 2014 con la giunta Fanfani, l'ultimo anno. Dal 2015 è entrata la giunta Chinelli, che ancora ci governa. Premesso questo, voglio osservare che dal 2014 di fatto non è stato fatto nulla. Non è stato fatto nulla, e questo per motivi di cui magari poi dopo possiamo discutere, ma certo è che nel 2024 il piano attuativo perde efficacia. In base alla norma urbanistica, infatti, si prevede un valore, una durata del piano attuativo di 10 anni, dopodiché l'amministrazione deve riprendere in mano la situazione e ha il potere dovere di dare destinazione, una nuova destinazione urbanistica nelle aree in cui non sono state eseguite le opere di quel piano attuativo. Nel caso di specie il piano attuativo è rimasto totalmente ineseguito e quindi nel 2024 si riapre il discorso sull'area Lebole, potendo variare quello che era stato deciso nel 2014. Lo strumento esiste perché l'ordinanza contingibile urgente potrebbe essere emessa dal sindaco alla luce della situazione di gravissimo degrado in cui versa l'area. Da un punto di vista tecnico, voglio dire che ci sono difficoltà nel far eseguire l'ordinanza contingibile urgente da parte della proprietà, perché nel caso in cui vi sia inerzia si potrebbe pensare a una surroga da parte dell'ente comunale, ma con spese ingenti, quindi non so se il rimedio è peggiore, diciamo, della misura che si potrebbe pensare. Dall'altra parte io penso che proprio al momento in cui il piano attuativo deve essere rivisto, andare a incidere con un'ordinanza contingibile urgente tale da incidere in modo negativo nei rapporti con la proprietà, non credo sia proprio una misura da adottare in questo momento. Mentre invece io inizierei di nuovo a ragionare con la proprietà per capire in che tipo e in che direzione poter andare nei prossimi 10 anni. E leggendo gli atti anche del 2014 si leggono esponenti dell'attuale maggioranza che gridavano allo scandalo, comunque lanciavano idee mirabolanti su quest'area e idee che attualmente risultano in quasi 10 anni di amministrazione Chinelli completamente inattuate. Dall'altra parte mi pare di aver letto ultimamente anche con l'interessamento di Bertelli all'acquisto dell'area attualmente di proprietà della società ARSRL di Marco Carrara di Pistoia, che il sindaco si fosse proposto nel 2018, già dal 2018, quale soggetto immediatore anche per arrivare a delle soluzioni. Il problema è proprio questo, che il sindaco ad Arezzo non c'è e quindi il disinteresse che purtroppo, a mio malgrado, devo osservare nei confronti della città, si riverbera anche negli effetti della mancata cura di quello che è il procedimento anche di tipo negoziale rispetto all'area di Lebole, che il sindaco quindi non attua, in quanto non c'è ad Arezzo, per cui non può farlo. L'area Lebole chiaramente è una delle ferite aperte di questa città,
ci ricorda dell'importante sviluppo industriale degli anni passati e oggi però è un'area dismessa, inutilizzata, su cui la politica dovrebbe interrogarsi, perché è vero che ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi anni che hanno anche cambiato le esigenze anche degli investitori, ma è anche vero che oggi è un'area degradata, pericolosa e sulla quale oggettivamente servirebbe trovare una soluzione. Ovviamente non si può cadere nell'errore per cui magari la proprietà fa delle rivendicazioni alla pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione fa delle rivendicazioni alla proprietà. Quella è una di quelle aree nel quale la proprietà privata deve in qualche modo trovare il supporto del pubblico nel trovare delle soluzioni. Nessuno viene ad investire su un'area come quella se non c'è chiaramente una previsione pubblica tale da rendere un investimento di quella portata, di quelle dimensioni, di un'area così importante e conveniente. Quindi pubblico e privato devono andare di pari passo. Chiaro, mi auguro e spero che si parlino, perché altrimenti rischiamo invece di avere una situazione come quella di oggi, che è un vero dormitorio, un'area di degrado nel quale non si fa altro che generare insicurezza, magari rischio di microcriminalità, ma anche il degrado, quindi anche condizioni delle persone che non è possibile accettare. Durante il dibattito in commissione lavori pubblici sulla vicenda della rotatoria di Via Fiorentina, come sapete ferma al palo un altro problema importante, un cantiere aperto, il vecchio campo scuola sventrato, è anche un problema che è all'ordine del giorno per l'amministrazione che non ha gestito bene quella vicenda. Ci fu detto candidamente dall'assessore Sacchetti che di fatto poteva essere bastata oggi quasi anche una rotatoria a raso piuttosto che il grande intervento di Via Fiorentina, perché di fatto lo sviluppo dell'area Lebole era di fatto un'altra volta fermo. Quindi si riparte da zero, quindi servirebbe un dialogo, sempre se lo vorrà, con i privati, ma dall'altro anche un ruolo dell'amministrazione di spinta a chiedere su quell'area però un minimo di decoro, un minimo di investimento, perché non si può lasciare così. Quindi non si può avere due debolezze, da una parte il pubblico, da una parte il privato, e un'area che ci crolla addosso con il portato di difficoltà che quotidianamente alcuni giornalisti, compreso voi, avete raccontato. Quindi una situazione davvero triste.